Serata dell'atteso scontro tra Eusebi e Nolano, il numero 90 ruba scena, palco e riflettori. Se nel primo atto la prestazione era stata ottima, il proscenio del secondo lo vede regista e attore protagonista del centrocampo. Non abbastanza pago, decide di calare lui il sipario sullo spettacolo con la rete di strapotenza fisica e classe raffinata del 3-1. Francesco Fernetti, voto 8,5, One Man Show. Ci ha messo un po', ma è arrivato anche lui, Simone Feola, bomber vecchia maniera, in grado di entusiasmare i tifosi giallorossi con una tripletta che non lascia scampo all'M Servizi Gianicolo. Dalle movenze e dal fiuto del gol del bomber torna alla mente un certo Simone Feola, voto 8,5, Luca Toni. Serata aperta dall'emozionante minuto di silenzio in ricordo di sua madre, chiude la spettacolare rimonta dei suoi con il marchio di fabbrica della casa. Una bomba da fuori che finisce all'angolino e lascia partire un urlo di gioia che arriva sino al cielo, dove qualcuno di speciale stava sicuramente guardando. Giordano Mellaro, voto 8,5, da brividi. Semplicemente Maramao. Il pallone d'oro 2012-2013 si presenta alla sua nuova squadra con una doppietta fantastica ed un gol, quello decisivo, che rimarrà nella storia della Lega. Non c'è da stupirsi, semplicemente il campione è tornato a far male. Marco Maramao, voto 9, the best.